Piano. Grazie, figlio mio. Grazie. Scusatemi, scusatemi se non vi ho bussato prima, ma non potevo. Sì, ho sentito tutto. Avete sentito? Accomodatevi, papà, accomodatevi. Accomodatevi qua, bello. Sedetevi, tranquillo. State comodo, papà? Sì. Bene, grazie. Bravo, amici. Io mi stare vicino a voi, capi? Vi serve niente, papà? Desidero solo parlarti. Sì, parla. Ecco, ieri sera, nell'entusiasmo di averti ritrovato, io non ragionavo più. E forse ti ho detto delle cose che tu hai mal interpretato. Come? Allora può darsi pure che io non sia... No, tu sei veramente... Stai tranquillo. Visconte Raimondo Bossi De Carte. Che bella cosa. Visconte Raimondo Bossi De Carte, eccellenza. Non chiamarmi eccellenza, su, ti prego, no. Vedete. Ecco, pronunziala, fammela sentire quella bella parola. Quella parola, insomma, la prima bella parola che il pargolo balbetta e l'ultima che il moribondo invoca. Mamma, scusate, papà, abbiate pazienza, ma sono così emozionato. Hai ragione. Sono veramente emozionato, papà, scusate, ma vorrei sapere, è uno scherzo, non è uno scherzo, vero, papà? Oh, Visconte, Raimondo, come ti permetti? Scusatemi tanto, ma è così poco tempo, capite che sono un Bossi De Cartes e non vorrei... Sono 30 anni che mi tengono prigioniero nel mio appartamento. Prigioniero del loro egoismo. Da 11 anni io scavo ogni notte il muro con queste unghie dietro il grande razzo. Ora che finalmente io sono riuscito ad evadere e a riabbracciare mio figlio prediletto, io avrei fatto tutto questo per scherzo. Scusate tanto, papà, abbiate pazienza, ma sapete, dopo tutto quello che mi avete detto ieri sera e tutto quello che è successo, io non ragiono più. Voi non ci crederete, ma io stanotte non ho dormito. Sì, ti comprendo, figlio mio, sì. Anch'io ho vissuto oggi ore di intense emozioni, ma stai tranquillo, non è uno scherzo, è il fato che ha voluto essere benevolo verso due persone che hanno tanto sofferto. Papà, scusate, ma come sapevate poi che da quest'altra parte del muro c'ero io? No, io non sapevo niente, non sapevo affatto. Io scavavo, foravo di notte per fuggire e speravo di trovarmi nel cortile e invece mi sono trovato nello sfondo di un armadio. Ho sbagliato indirizzo. Guardate. Però, per fortuna, io ho origliato nell'armadio. No. Sì, 2 giorni consecutivi ho sentito tutti i fatti tuoi. Avete origliato per 2 giorni? Sì, per 2 giorni. E quando sentii il discorso che tu facesti col tuo avvocato, io dissi, eccolo, è lui il figlio di Marianna. Mamma. Andare bello, brava, mamma. Come ti dici, bella e buona. Bella povera buona. Marianna, fu al nostro servizio per 2 anni. Eh sì. Ci innamorammo, il nostro amore fu intenso, ma breve, perché i miei si accorsero e mi costrinsero a partire per la guerra di Tripoli. Quando tornai, non c'era più Marianna. Per forza, era andato a servire dai principi Galluzzi a Formia. Già, quanto feci per rintracciarla? Niente, finché i miei mi allontanarono da Napoli, segregandomi nella nostra tenuta di Frascati. Abbiamo pure una tenuta a Frascati. Sì, è da lì che io sono stato tenuto sempre prigioniero, prima di mia madre e poi di mio fratello, capito? Ho capito. Mi sembra un romanzo. Poi venne la guerra e sfollammo nella nostra proprietà di Pozzuoli. Abbiamo un'altra proprietà pure a Pozzuoli. Sì, è la piccola, Ma sembra una proprietà, Tante, sì. E lì appunto che la mia famiglia trasportò tutto l'archivio in 8 valigie. E fu appunto a Pozzuoli che io trovai le 12 lettere di Edoardo che mi parlavano della tua nascita clandestina. Dove sono queste lettere adesso? Sicuramente in una delle 8 valigie che tu potrai esaminare con tua comodità. E se non trovi i documenti, troverai certamente delle cose importanti che riguardano mio fratello. Sì, Edoardo. Già, quell'ipocrita. Ipocrita. E quando non lo chiamate Caino? Già. Abbiate pazienza, scusatemi, papà, se io mi permetto di fare degli apprezzamenti su vostro fratello. Ma queste robe. Un fratello che priva un altro fratello della gioia di riabbracciare il figlio unicamente per appropriarsi della sua eredità. Questo è un Caino. E questo è niente di fronte all'infame che ha fatto tenendomi segregato per tanti anni per evitarmi, per impedirmi di ritrovarlo. Ma perché non lo denunciamo questa schifezza di insidio? No, caro, non voglio. La lotta è tra me e lui, ecco, io non voglio che il nostro nome onorato sia dato in pasto alla curiosità del volgo. Scusate, papà, abbiate pazienza, ma non avevo pensato al fatto del volgo. Capirai. Capirete, è così poco tempo che sono un Bossi De Cartes. Che bella cosa. Che bella cosa poterlo gridare ad alta voce. Signori, io sono Raimondo il Visconte Bossi De Cartes. No. Come no? Non lo devi gridare. Vabbè, lo dirò piano, sottovoce. Ma neanche sottovoce, questo è un fatto che non lo deve sapere nessuno. Papà, ma che state scherzando? Io non mi capisco, scusate. Io sono 40 anni che sto cercando un padre. Adesso che finalmente l'ho trovato non lo dovrei dire a nessuno. No.
Ma perché, scusa? Perché? Perché se tu ti proclami mio figlio, e lo appura, lo scopre Edoardo, quello lì è capace di tutto, di farci lasciare un'altra volta. No. Hai capito? Ma roba da pazzi, ma guardate che scarogna nera, guardate, ci voleva pure questo disgraziato di zio Edoardo. Hai ragione, figlio mio, hai ragione, ma non c'è nulla da fare. Come non c'è nulla da fare? Papà, scusate, ma se voi mi riconoscete, lui non potrà fare più niente. Ma io non posso riconoscerti legalmente. Perché? Ma scusate, perché non mi potete riconoscere? Abbiate pazienza. Tengono prigionieri per tanto tempo. Voi per 11 anni scavate il muro, vi siete rovinati la mano in quelle condizioni. Adesso che avete il piacere, dopo tanto tempo, di trovare qua, da quest'altra parte dell'armadio, un figlio come me, bello, cresciuto, non capisco perché non lo volete riconoscere. Ma allora che razza di padre siete? Un padre che ti vorrà bene anche se deve rimanere ignoto. Ma ignoto, papà, che ignoto, che me ne faccio lo padre ignoto, ignoto l'ho sempre dovuto da quando sono nato. Oh, scusate, non mi mancate di rispetto. Scusate, papà, scusate. Se non ti do il nome vuol dire che c'è una ragione. E qual è questa ragione? Abbiate pazienza. Cosa direbbe tuo fratello? Fratello? Sì. Avete un altro figlio? Sì, che tiene gli stessi diritti che tieni tu. E chi è? E chi lo conosce? È ignoto pure lui. Purtroppo, vedi, è così. Guarda, la storia è un po' lunga. Fu nel 1921. No, papà, lasciate stare. No, ti voglio raccontare. No, non fa niente. Ma l'ha raccontata un'altra volta. Ma che vogliamo scherzare? 1921, siamo a 63-42 anni. No. Non date retto, guardate, ci voleva pure questa disgrazia, ci voleva. Io vorrei sapere, scusate, papà, chi vi impedisce di riconoscermi? No, signore, caro, non me lo impedisce nessuno. È semplicemente per un profondo senso di giustizia. E soprattutto per il solenne voto che ho fatto a San Gennaro. Avete fatto un voto a San Gennaro? Sì. E che voto avete fatto? Quello di privarmi della gioia della paternità fin quando io non avrò riunito in forte amplesso tutti i figlioli miei. Ecco, questo è quello che io ho promesso a San Gennaro. Ma sentite, queste sono cose da pazze, sentite. Ma perché ti lamenti? Ma lamento, signor. Però se non ti do i nomi, ti do le ricchezze che ti spettano. Ma che me ne faccio della ricchezza? Me la schiaffo la ricchezza. Dov'è? Papà, abbiate pazienza, ma io da voi volevo una stirpe onorata, un nome dignitoso, il denaro. Che me ne faccio del denaro? Ma i sentimenti, bravo. Papà, scusate, e a quanto ammonta questa ricchezza? Beh, non posso precisartene, ma del resto tu stesso potrai controllare visitando e esaminando tutti i documenti che ci sono nelle valigie. E quando si possono vedere? Ma che subito, vieni con me, vieni, ti porto nella mia camera, su. Dove, di là? Sì, di là, perché papà. Ti meravigli? In fondo quella è la tua vera casa. No, no, ma lasciamo stare, papà, è meglio che non compromettiamo le cose. No, sapete che cos'è col foro che avete fatto al muro qua? Non vorrei essere scambiata per uno della banda del buco. No, non ti vedranno, ormai fino a domattina nessuno entrerà nella mia stanza. Non date retto, papà, lasciate stare, vi prego, non vorrei compromettere. Ma come non ti punge il desiderio di vedere tuo padre? Quel luogo dove ha passato tanti anni, che ha sopportato, sofferto e meditato. Ma come no? Ma dunque, vieni. Se non lo voglio vedere, ma non voglio compromettere. Con papà tuo, non aver paura di niente. Anzi, io ti darò una valigia dell'archivio che tu porterai qui, in casa tua, e potrai esaminarla con la tua comodità. Va bene, papà. E poi ti devo far vedere le antiche insegne della nostra famiglia, della nostra nobiltà. Noi abbiamo le insegne. Altro che piume, elmi, scudi. Trofei di guerra, come no? I miei antenati hanno fatto tante guerre. E poi una panoplia che desse meraviglia al mondo. Ma armi di tutte le qualità. Pure. E croci, se tu sapessi. Anche le croci. Vieni. Ti voglio far vedere quante croci ci sono. Croci, sempre. Stanno campusando, che sta parte. Andiamo a vedere che.